bentornati, siamo con Fabio Pascarella di ISPRA e parliamo in questo caso soprattutto di siti contaminati, in particolare ovviamente delle bonifiche dei siti contaminati. Ci sono anche dei dati da questo punto di vista da poter analizzare? Sì, certo, buonasera a tutti. Sì, noi diciamo come ISPRA insieme ai nostri colleghi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, quindi come Sistema Nazionale di Protezione Ambiente, raccogliamo con l'aiuto ovviamente delle regioni e delle province i dati sui procedimenti di bonifica. Quindi facciamo una raccolta annuale e sulla base di questa raccolta, che è iniziata ormai nel 2017, abbiamo da poco illustrato i dati che riguardano il 2022, per i quali diciamo relativi esclusivamente ovviamente ai siti regionali e non ai siti di interesse nazionale, abbiamo 35.000 procedimenti aperti in Italia relativi alla bonifica. Di questi 35.000 più del 50% hanno chiuso la procedura e quindi possono essere considerati da restituire agli usi dei luoghi, e per il resto abbiamo gli altri che sono all'interno del procedimento di bonifica, quindi sono soggetti ai vari stati, quindi alla caratterizzazione preliminare, alla caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica. Quindi abbiamo illustrato come la maggior parte dei siti che hanno concluso la procedura l'hanno conclusa anche solo a seguito delle caratterizzazioni, quindi già con la caratterizzazione possiamo dimostrare che un sito potenzialmente contaminato non lo sia e quindi restituirlo. Invece solo per un terzo questi siti sono usciti diciamo dalla procedura perché sono state svolte attività di bonifica. Sì. E qual è la situazione componendo un quadro attuale, diciamo, ottimistica, più pessimistica? Direi che ottimistica, perché a parte appunto il dato grezzo che la metà dei procedimenti sono chiusi, esatto, e un terzo sono bonificati, è ottimistica perché noi abbiamo registrato anche diciamo raccogliendo i dati relativi alle tecnologie di bonifica stesse, che le tecnologie stanno evolvendo verso una situazione più sostenibile, nel senso che sono sempre meno le bonifiche che si fanno scavando e portando i terreni in discarica, e invece aumentano molto di più le bonifiche che si fanno agendo sul terreno, quindi ambientalmente sono molto più compatibili perché si evita lo spostamento di terreno, di materiale da un sito a un altro, e invece si bonifica direttamente sul sito, e questo avviene sia per i suoli che per le acque sotterranee. Quindi in questo possiamo dimostrare anche una ricchezza tecnologica dell'Italia anche a confronto degli altri nostri colleghi europei. Vediamo questo tema, l'Italia che può porsi a modello da questo punto di vista. Sì, diciamo, sulle tecnologie di bonifica io penso che siamo all'avanguardia in Europa, a parte che noi abbiamo una normativa abbastanza specifica e dettagliata e abbastanza stringente rispetto a molti altri paesi europei, ma a prescindere da questo abbiamo delle tecnologie molto sviluppate, non solo ingegneristicamente ma anche come realizzazione nei siti, sono molto, molto avanzate appunto, e permettono di diciamo aggredire la contaminazione e farla ritornare a livelli ambientalmente compatibili attraverso un'applicazione in sito, cioè senza spostamento di materiale, e questo è molto importante. In più ci siamo accorti che da alcuni anni a questa parte l'attenzione si sta spostando sulle sorgenti di contaminazione, ovvero noi non aggrediamo la contaminazione una volta che si è spostata, ma cerchiamo di aggredirla alla sorgente, in particolare può essere il serbatoio, magari il serbatoio di nafta che perde. Prima diciamo, la gestione era più fatta al confine del sito per evitare che magari la falda contaminata fuoriuscisse dal sito e andasse a interessare delle sorgenti o dei fiumi. Viceversa adesso si tende molto di più a gestire la sorgente, quindi si fanno delle indagini sul serbatoio, si sfila il serbatoio o si ripara, e quindi la contaminazione è anche più utile, insomma, questa metodologia. In che modo? Cioè, quanti tipi di contaminazione esistono, diciamo? Ce ne stanno infiniti perché dipende dalla combinazione. Magari. Diciamo sì, abbiamo in Italia e in Europa sostanzialmente c'è una contaminazione da idrocarburi e da solventi colorati, che poi sono quelli che si usano evidentemente in molti processi industriali. E come si bonificano questi elementi? Gli idrocarburi sono varie tecnologie, dipende in che matrice sono, se sono in matrice suolo, terreno o acque sotterranee.
per la maggior parte appunto si usano o si introducono nella matrice nei suoli degli ammendanti che consentono di velocizzare la biodegradazione naturale di questi contaminanti, oppure si interviene attraverso dei procedimenti chimici, ovvero si estrae l'acqua dal sottosuolo, si tratta e si rimette nel sottosuolo. Noi ringraziamo Fabio Pascarella per essere stato con noi, grazie dottor Pascarella, ricordiamo responsabile per l'area dei siti contaminati per Ispra, con lui abbiamo parlato di aree, di siti bonificati, diciamo, di siti contaminati e relative bonifiche, linea alla regia, poi appuntamento con un nuovo ospite.